finalmente all'altezza di quello visto nell'ultimo campionato. E poco conta mettere in evidenza che il Bologna, visto ieri, è apparso ancora più inconsistente di quello visto in tutte le pur disastrose sconfitte precedenti. Gli uomini di Bigon hanno incamerato gol e partita con la stessa lucidità con cui avevano fermato due domeniche fa la Roma e, pur perdendo col minimo di scarto, si erano fatti applaudire a San Siro. Oggi il Cesena gioca un calcio all'italiana che consente di mettere in evidenza, sempre al meglio, le attitudini dei suoi giocatori. Persino Holmquist ieri ha fatto vedere di poter stare insieme ai compagni, mentre Domini, Piracini, Josic e anche i due panzer Limido e Cuttone hanno tenuto il campo con spavalda autorità. Sarebbe ingeneroso però sottrarre qualche merito a tutta la squadra, a cominciare da Agostini, veloce e rapace più di un condor nel siglare il raddoppio. Ma ascoltiamo Albertino Bigon. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficilissima, ma se interpretata come lo è stata ottimamente sotto l'aspetto tattico, potevamo anche cavare il classico ragno dal buco come è stato. Quanto al Bologna, tutto da dimenticare, con la solita eccezione per Eraldo Pecci, generoso e lucido, nonostante i suoi compagni, tanto in difesa che in attacco, facciano di tutto per demoralizzarlo. Più che le botte di Limido, infatti, a tagliare le gambe al capitano, sono state le svogliate disattenzioni dei propri compagni. Ora il Bologna è solo in fondo alla classifica e il senso del reale pare piano piano scomparire anche dalla filosofia di Gigi Maifredi, sempre fedele alla zona ma non più rassegnato a perdere per le troppe ingenuità difensive.